o se incasino le carte. No, pare che vada. Allora, chi è su YouTube lo stesso mi dica se mi vedete, se è tutto ok con la registrazione anche lato YouTube. Oddio, che emozione, siamo in tanti. Allora, eccoci, grandissime, vi vedo. Vi vedo femmine e vi vedo maschi. Siamo tanti, tanti, tanti. Allora, prima live, tema ansia. Non tanto, dicevo, nei subito suggerimenti pratici, perché saranno un ciclo di live per arrivare a capire davvero un po' meglio, a masticare un po' meglio le parole magiche della salute mentale. Ne parlano in tanti, ho letto io stessa milioni di articoli, milioni di post, milioni di articoli, milioni di qualunque cosa, e c'è tanta confusione. Vedo usare abbastanza impropriamente nomi, diagnosi, e ho deciso che mettevamo chiarezza. Quindi, piccolo antefatto, per chi magari su YouTube queste cose non le sa, se ci seguite invece su Instagram la sapete, perché a gennaio, complice la terza ondata di Covid, di pandemia, mi era stato chiesto di fare qualcosa. Allora ho deciso che non avrei fatto semplicemente delle live, ma ho chiesto a un po' di persone tra noi, cioè tra i follower, chi aveva voglia di leggere un articolo scientifico, quindi articoli presi da PubMed, leggerlo, tradurlo, perché tutta la letteratura scientifica, la lingua ufficiale è l'inglese, tradurlo e mandarmi dei riassunti. Su questi riassunti sto costruendo i contenuti, per esempio oggi, sto costruendo i contenuti di queste live. Quindi queste live dobbiamo ringraziare non solo Silvia che parla, ma la regia che c'è dietro, cioè tutte le persone, più di 600 persone che erano dentro il Joy Lab. Quindi inizio facendo i miei complimenti e i miei ringraziamenti a le persone che hanno letto le ricerche, che erano siglate, perché ogni ricerca aveva un ID, quindi 1, 2, 3, 4 e 18. Pare che do la tombola, ma fatti questi saluti iniziali, fatti questi ringraziamenti a 1, 2, 3, 4 e 18, è venuto il momento di iniziare. Ho qui con me una serie di barattolini per spiegare il funzionamento ansioso. Giuro, io rido da sola di questa cosa, vedo un sacco di cuoricini su Instagram che vanno, sono super felice, vedo le persone che mi scrivono da YouTube, quindi vuol dire che ci siamo da entrambi i lati, molto bene. Ora, ho in mente di trattare con voi un'oretta. Per questo ho scelto di stare nel doppio canale, sia Instagram che YouTube, perché a volte se Instagram sfuori l'ora, chiude da sola la live e poi non la registra, altre volte perdi la registrazione, non si sa perché. Quindi saranno sempre sdoppiate Instagram e YouTube, così sono sicura che in YouTube resta una copia. E in YouTube, in basso, sotto il testo, troverete anche la bibliografia e i link alle ricerche che cito. Così chi vuole approfondire, chi vuole andare a vedere com'era scritta originariamente senza la mia traduzione in nocciole, per il mele, trova tutto. Che bello rivederti, Arianna, Emanuela, grazie a chi mi sta scrivendo su YouTube. Io sono felicissima. Ma poiché carta canta, di cose da dire ne ho tante, finiremo anche con un esercizio. Quindi state qui che ce n'è di roba da cui parlare. Allora, non riesco subito a leggere tutti i commenti perché preferisco farvi questo discorso. Chi mi segue lo sa, ne parliamo spesso di ansia, è uno dei miei argomenti preferiti, ma perché facciamo questo ciclo di live Joy Lab? Perché questi ultimi due anni hanno messo a dura prova il cervello di chiunque. Questi ultimi due anni e queste ultime tre settimane hanno messo a dura prova il cervello di noi tutti. Quindi proliferano articoli, ma è meglio capire bene i linguaggi della psicologia, capire bene i nomi. Adesso li semplifichiamo un po', ma almeno quando leggiamo un articolo, quando vediamo un titolo sensazionale, possiamo un pochino riprenderci. Certo che se toglievo la mascherina dalla porta era un po' più chic la mia ripresa, ma come sempre, chi se ne importa? Allora, vediamo, iniziamo da che cos'è l'ansia. Penso che ormai mi avete sentito parlare mille volte di ansia, ma è quello stato di allerta, di iperallerta che il corpo e la mente hanno davanti a un pericolo, o meglio, davanti a un evento esterno, uno stimolo dell'ambiente, o interno, un ricordo, un pensiero, una sensazione. Quindi per quell'evento, che potremmo cominciare a usare la parola trigger, ma per quell'evento io comincio ad avere pensieri di allerta e reazioni fisiche, sudorazione, tachicardia, palpitazioni, dita che tremano, perdita della saliva, una serie di manifestazioni fisiche. Sì, per chi me lo sta chiedendo, resta salvata sicuramente su YouTube, su Instagram, dipende dal signor Mark. Ora, quindi si parla di una attivazione
iperattivazione per un evento esterno dell'ambiente o interno, pensiero, ricordo, emozioni o sensazioni. Questo ci dice che è una, uso i nomi tecnici, così chi poi vorrà mai leggerlo sul DSM o su altrove, piano piano capisce e simpatizza con alcuni nomi. Allora, si tratta, se è una iperattivazione per uno stimolo, la definizione corretta dice è una apprensione, quindi ok, sono appreso, sono preoccupato, una apprensione anticipatoria. Perché qual è la differenza? Un conto è che io ho un evento reale davanti a me, fuori di me, il leone che mi sta per mangiare, il ladro davanti alla mia porta, e allora quella è realmente paura, quello stimolo reale impatta la mia retina, vedo una cosa paurosa che mette a repentaglio la mia vita, giustamente mi si attiva tutta una serie di reazioni di allerta. Diversa è la preoccupazione anticipatoria o l'apprensione anticipatoria, che è quella dell'ansia, dove io non ho il leone davanti a me, non ho il ladro davanti a me, ma io penso a come potrebbe essere se ci avessi il leone davanti. Ora, per leone sostituitelo a il vostro capo, il vicino di casa che odiate, l'amica antipatica con cui avete litigato, o qualunque altra persona vi inquieta. L'esame dell'università, il professore universitario. Allora, io non è adesso che ho l'esame universitario e sento la tachicardia, ascolto le domande e vado in uno stato di allerta. È che io penso all'esame della settimana prossima e comincio già adesso a avere tutta una serie di reazioni. Quindi il nome tecnico dell'ansia è anticipazione apprensiva di un evento futuro che crea dentro di noi la disforia, cioè un'alterazione dell'umore. Un po' mi deprime, un po' mi eccita, un po' mi scarica, un po' mi tende. Non a caso angere, la parola ansia deriva da angere, che vuol dire stringere. I muscoli si stringono ed ecco che arriva il peso al petto o il nodo alla gola, i muscoli tesi del morso, quindi magari per chi bruxa, la schiena molto contratta, le gambe molto dure. Su tutti i sintomi, non ci rientro adesso, ne possiamo parlare ampiamente, ma su tutti i sintomi vi ricordo sempre il libro Non è niente, che almeno li trovate tutta la descrizione. Allora, in questo senso, pensieri anticipatori che mettono la mente e il corpo in uno stato di allerta. Non sono davanti al professore, non sono davanti a quel che è al leone, ma poiché lo penso, per la mia testa è la stessa cosa. Reale o immaginato, nel cervello è la stessa cosa. Quindi io posso avere la pizza davanti a me, la pizza, il gelato, immaginatevi la vostra cosa preferita, profumata, croccante, colorata, bella, mi piace, e produco l'acquolina. Posso immaginare la mia pizza croccante, saporita, profumata, colorata, e se ci penso attentamente mi viene lo stesso l'acquolina. Quindi vale tanto per una visione reale di qualcosa fuori di me, quanto per un pensiero che io sto facendo. Allora, reale o immaginato è la stessa cosa. Se questo barattolino è il nostro cervello e io penso al professore domani che mi interroga, ecco che parte il primo pensierino ansioso. Poi, sempre in modo anticipatorio, penso che stasera devo litigare. Penso, devo litigare perché magari, ecco, da fare una questione alla riunione di condominio. Penso al capo, penso che non ho bisogno di chiedere l'aumento, penso... Ognuno di noi mette dentro al proprio cervello una quantità di pensieri. Sono nocciole, me le mangerò dopo, però non le volevo toccare tutte. E supponiamo che nel nostro cervello tutto il giorno ballino, si dice ballino? Sì, pensierini. Pensieri più o meno grandi, più o meno ingombranti, di qualunque tipo, devo fare la lista della spesa, a noccioline ansiose, a noccioline di altro tipo. Però... fantastica la prof che vorremmo avere, che ci meritiamo, no? Che non vi meritate. Io sono qua a questo ciclo di incontri, prendetele come delle lezioni universitarie semplici in cui le ricerche scientifiche le traduciamo, le parole difficili le semplifichiamo e capiamo come siamo fatti. Quindi, cervello,
pensieri belli, brutti. Adesso io ho messo solo nocciole, ma se volessi mettere i semi di zucca come pensierini carini o i semini, insomma, mettiamo che dentro il cervello noi mettiamo, ora non li mischio tutti solo perché poi questi li mangio, non li vorremmo andare sprecati, dentro al nostro cervello noi facciamo finire una serie di pensieri che tutto il giorno non fermiamo, tutto il giorno il cervello tu, pensa, pensa, fa. Questi giorni ho prodotto tanta Nutella con tutte queste nocciole, lo capisco, mamma Serafina, funziona così. Allora, cervello, tutti i giorni, le cariche elettriche anche di notte fluiscono, un po' meno, un po' più diradate, ma il cervello pensa. Ora, facciamo conto che ci concentriamo sui pensieri di tipo ansioso, quindi quelli belli li lasciamo da parte, quelli meravigliosi per il momento li togliamo, ma supponiamo che nel cervello ci sia abbastanza un po' di tutto. Possiamo dirci che negli ultimi 2 anni la quantità di noccioline magari è aumentata. Quindi il cervello tutti i giorni pensa, ha un ritmo, ha una, cioè, vuol dire, onde alfa, beta, ce ne sono un po', ma questo è quello che fa il cervello tutto il giorno. Quando siamo sotto ansia, torniamo alle parole tecniche di prima, vuol dire che c'è una iperattivazione, una apprensione anticipatoria, vuol dire che questa roba sbatte un po' più forte. È confortante sapere che funzioniamo tutti nella stessa maniera? Sì. Infatti adesso arriveremo a parlare anche delle tipologie di ansia, il cervello funziona così per tutti, maschi, femmine, uomini, donne, persino bambini, neuroni, pensieri. Finché io tengo un'attivazione continua, tutto il giorno siamo attivati, siamo accesi, lavoriamo, studiamo, e questo è il rumore che fa il nostro cervello. Se ci facessero l'elettroencefalogramma, troverebbero delle onde e un po' di rumore. Quando abbiamo l'iperattivazione, adesso non lo faccio, se non viene brutto l'audio per tutti, ma quando viene un'iperattivazione vuol dire che questa roba shakera, sbatte fortemente. Ora, se questo è il cervello e sbatte fortemente, pensate a tutti i nervi, sistema nervoso autonomo, quindi quello involontario, non la contrazione dei muscoli che produco io quando vado in palestra o quando sollevo le buste della spesa, ma questa si agita, cariche elettriche, neuroni che spingono velocemente, molto agitate, producono sistema nervoso lungo il corpo, simpatico e parasimpatico si chiamano così, producono a cascata una serie di reazioni, quindi questa shakera, questo shakera e via appunto i sintomi che dicevamo. Ora, se a questo livello di shakeraggio io unisco, adesso faccio ridere, ma una nocciola più grande che si chiamava Covid, Covid dell'amica mia, Covid dei genitori, notizie che sento al giornale, e potrei mettercele tutte a questo punto quando aggiungiamo le notizie, ecco, non voglio portarle tutte, ecco che più quantità di stimoli, pensieri, eventi anticipatori io do in pasto al mio cervello, e più ho fatto le maracas qui dentro e nel mio corpo. Ora, la live sull'insonnia la facciamo più avanti, perché dentro al Joylab è stato un altro tema di un'altra settimana, ma poi, se questo è lo scenario, tutto il giorno le maracas, il fatto che io vado a letto, cioè mi sdraio, ma fino al minuto prima ho fatto questo, secondo voi basta che io cambio posizione, perché tutto si quieti? O dentro di me questa roba continua a frullare, perché se dentro di me frulla, le cariche elettriche vanno, il sistema nervoso lo sente, io mi posso anche essere sdraiata al buio, ma lui fa così tutto il tempo, ed ecco la fatica ad addormentarsi. Vedo le scritte, ed ecco che mi addormento, no, mi sveglio, ed ecco da voi l'insonnia. Ora, tutto il giorno le baraccas, poveri noi, ci serve un aiutore. Allora, mamma mia che mi rende bene davvero l'idea, non riesco a leggere tutti i commenti di tutti entrambe le piattaforme, ma io mi diverto, spero che mi seguiate. Quindi non basta, se ho le maracas, ho una iperattivazione anche nel corpo, e potremmo definire queste maracas interne sintomi ansiosi, stati d'ansia. Ora qui
ultimo pezzettino di spiegazione teorica un po' più densa che vi faccio, ma perché vale per l'ansia, vale per tutti i disturbi e i tratti in psicologia. Narcisismo, paroloni, non è che tutti hanno lo stesso grado di narcisismo, o ansia, non è che adesso basta dire l'ansia, siamo tutti nella stessa cosa, ma esiste in psicologia una grandissima differenza tra comportamento ansioso, tratto di personalità ansioso, carattere ansioso, disturbo, quindi disturbo vero e proprio, può essere disturbo di personalità o nel caso di oggi disturbo ansioso. Quindi un disturbo ansioso non equivale a avere comportamenti ansiosi. Può, cioè, chi ha un disturbo ansioso sicuramente ha dei comportamenti ansiosi, chi ha dei comportamenti ansiosi può non avere il disturbo ansioso. Idem, chi ha un comportamento ansioso può avere un tratto di personalità, un carattere ansioso, oppure no. E adesso vediamo le differenze. Allora, bello sentirti parlare così semplicemente di quello che viviamo. Grazie. Ai pensieri che vi ballano nella capa, infatti è un ottimo modo di dire. Allora, mi sono sconcertata perché poi leggo i messaggi perché mi piacete. Allora, facciamo la differenza. Comportamento ansioso. Prima di parlare dell'ansia che poi ci manda tutti in paranoia, facciamo una roba più semplice. La pigrizia. La taccagneria. Io posso avere un comportamento taccagno, uno o più comportamenti taccagni. Posso avere un tratto caratteriale e quindi una struttura caratteriale braccia corte. Vuol dire che ogni tanto quella persona si fa offrire la collega, vedo sempre che si fa offrire il caffè, non fa mai il gesto di servirlo lei, oppure, ma non lo so, quando ogni tanto se la invito a cena non porta niente. Allora, nell'arco di 6 mesi, 1 anno che conosco una persona e che la frequento, noto che ha dei comportamenti taccagni, cominciamo a dire ansiosi. Noto che 2 o 3 volte parla con ansia, o 2 o 3 volte si è agitata a lavoro per preoccupazioni che non erano ancora, cose che non erano ancora successe. Allora, avere dei comportamenti vuol dire che sulla base dei 6-12 mesi noti quella cosa raramente. Quando invece cominciamo ad avere un tratto di personalità, ma neanche di personalità, stiamo ancora più blandi con le parole, quando comincio ad avere un tratto caratteriale, sempre all'esempio della macchinetta al bar dell'ufficio, o mai mi ha portato, quando l'ho invitata a cena, una pianta, una bottiglia di vino, il dolce, mai si è offerta, poi magari se glielo chiedo le porta. Allora posso cominciare a pensare che adesso uso le parole proprio vere, l'organizzazione di personalità, il funzionamento di quella persona è come se avesse tra le tante una sedia con più sgabelli, con più come si dice? Con più, come si dicono i gambi della sedia? Non si dicono gambi. I piedini della sedia, ecco, è come se quello che era un comportamento sporadico è invece un assetto, una colonna su cui si basa il mio funzionamento generale. E probabilmente gambe, vedete, sempre pensavo si dicessero gambe o piedi, vedi, pensavo ci fosse un termine più interessante. Allora, quando comincia a diventare una gamba del mio carattere, e quindi un tratto caratteriale, vuol dire che quella forma di comportamenti, per esempio, non ce l'ho solo a lavoro, ma lo porto anche in altri tratti. Sono un po' tirchia con i colleghi, con le cene in famiglia, sono un po' braccino corto con stabilità. Vuol dire allora che io funziono tutta, solo nella tirchieria? No, perché quello vorrebbe dire che è diventato un disturbo, cioè
una vera e propria organizzazione di personalità dove tutte le gambe sono coese a fare la tirchieria. Esco dall'esempio della tirchieria. Tra comportamento ansioso vuol dire che ogni tanto davanti al professore alle interrogazioni vado in ansia. Ok, c'ho l'ansia ogni tanto quando devo fare tanti chilometri non so da sola perché ho paura di avere sonno. Ok, ogni tanto ho dei comportamenti ansiosi. Avere un tratto caratteriale ansioso vuol dire che, ricordiamo le quattro gambe di uno sgabello, vuol dire che magari a lavoro e magari solo a lavoro tendo a organizzare il mio modo di funzionare con ansia. Magari un'ansia funzionale, magari un'ansia che comunque mi rende efficace e produttivo, però io adesso non ce l'ho le dita per tutti e quattro i pennarelli, ma io ho, mi servirebbe altre due mani, datemi due mani in più, vuol dire che io ho un piede che si organizza sul principio ansiogeno, cioè del anticipare le preoccupazioni, ma magari mi resta il principio del piacere, magari mi restano altre colonne, altre gambe su cui organizzo il mio funzionamento completo. Magari quando vado nell'argomento vacanze, weekend, relax, sono una che invece smonta completamente il tratto ansioso e si gode gli altri tratti del proprio carattere. Quanti tratti abbiamo in un carattere? Un fottio. Domanda difficile, ecco perché per fare lo psicoterapeuta è difficile, perché devi stratificare come le cipolle. Dire a una persona sei ansioso, sei narcisista, sei X, intendendo che tutta la sua personalità funziona con quell'unico tratto, non è proprio facile. Ecco, serve fare un po' di diagnosi. È molto più facile pensare che la persona abbia più tendenze, più tratti, di cui la tirchieria è uno, l'ansiosicità è un altro. Quindi, leggo intanto un messaggio. Se devo affrontare un esame, sono sempre ansiosa e a pochi giorni all'evento. Questo si intende per tratto. Allora, se a tutti gli esami, con tutti i professori, quindi indipendentemente da quanto sei preparata, da quanto ti piace la materia, ma se tu noti che in tutti gli esami di 3 anni con tutti i professori hai sempre avuto questa ansia anticipatoria, poi vedremo quanta, ma probabilmente potremmo dirci che hai il tratto ansioso nella sfera lavorativa professionale, in questo caso dello studio, ma un tratto. Quando invece è nella gambetta dello studio, nella gambetta del lavoro, nella gambetta delle uscite a cena con gli amici, nella gambetta del tempo libero, nella gambetta del sonno, nella gambetta di metteteci quello che vi pare, allora vedete che lo sgabello è diventato monogamba. Tutto il funzionamento della personalità, tutto il carattere si organizza intorno a quel tratto, che non è più un tratto caratteriale, ma diventa una personalità. E quando si parla di salute mentale o di non salute mentale, è chiaro che si parla di disturbi di personalità. Nel caso dell'ansia non diventa un disturbo di personalità, se no non so, ma è spesso una serie di comportamenti che si hanno come i comportamenti ossessivi all'interno di disturbi di personalità, che appunto, vedete, un disturbo di personalità coagula tratti molto diversi, tra cui magari anche quello ossessivo, quello ansioso. Quindi quando leggete qualunque cosa online, questa è la più grande ciofeca che vedo fare online, si mischia parlare di narcisismo come tratto con il disturbo di personalità, il borderline, il narcisismo, gli ossessivi compulsivi, non si aiutano le persone a capire: ho un comportamento ogni tanto, ho un tratto caratteriale, ho un disturbo. 3 livelli diversi con 3 gravità diverse. Quando si leggono gli articoli scientifici, spesso si sente, si parla, soprattutto nella salute mentale o nel DSM, è chiaro che si sta sempre nella sponda alta dei tratti caratteriali ingombranti / disturbi di personalità. Più spesso le persone comuni, normali, qui tra noi, magari siamo più indietro, cioè siamo tra comportamento e tratto. Questo ci dice anche un po' la gravità. Ora,
L'altro parametro che si può usare per fare un po' un'autodiagnosi, io studio mezz'ora che parlo, ma pensa un po', e siamo solo al punto numero 2 di 7 cose che vi devo dire. L'altra variabile che si guarda per dire appunto tratto o disturbo è quanto quel comportamento che comincio ad avere in modo frequente disturba la mia quantità di vita o qualità di vita. E qui, per chi ha fatto il mio corso di Abbastanza già questa cosa la sa, per chi lo vorrà fare, tra parentesi, le iscrizioni sono anche aperte, fino a domenica ci si può iscrivere, ma per tutti gli altri facciamo uno zip. Un comportamento inizia a essere invalidante, quindi un po' più problematico, e magari lo noto perché mi altera un po' la mia quantità di vita. Non si dice così il lessico tecnico, però prendetela in soldoni. Magari mi accorgo di cominciare ad avere, ecco, il sonno un po' più agitato, me ne accorgo perché, mamma mia, negli ultimi 2 mesi ho dormito meno, ho dormito male. Prima magari non mi succedeva, adesso mi sveglio più volte in una notte. Allora, oppure, sai, negli ultimi mesi mi sono accorto che fatico ad addormentarmi. Allora ho quel comportamento, quel sintomo, sta cominciando a ridurre la quantità di ore di sonno, quantità, e quindi in qualche modo questo ha degli effetti su di me, mi stanca, sono meno lucido al mattino, sono più addormentato, sono più nervoso, ho meno memoria a breve termine, quindi ho degli effetti da questo mio dormire meno, ma gli effetti, poi da lì sarebbe la domanda, questi effetti sono meno, riducono un po' di quantità di sonno, ma ancora il danno è solo di quantità. Se però non faccio niente, lo ignoro, può essere che quel comportamento cominci a peggiorare la mia qualità di vita. Per esempio, dormo meno, peggiora il mio livello di memoria, peggiora la mia irritabilità, peggiora la mia sensibilità agli altri, peggiora la mia voglia di socialità, mi comincia a far ritirare di più in casa, sto più in casa, esco meno, mi peggiora l'umore. Vedete che quel iniziale comportamento, dormo meno, sta variando altri aspetti di vita, il mio rendimento lavorativo, la mia socialità, la relazione con il partner, la qualità degli scambi con i figli. Un sintomo non ha più un comportamento non ha più solo un effetto in termini di quantità, ma ha un impatto sulla qualità di vita. Allora, questo è il secondo indicatore che si usa per dire la salute mentale sta un po' peggiorando, perché sta peggiorando la qualità di vita. Allora, vedo che vi rispondete tra di voi. Annalisa, mi è sfuggita la tua domanda. L'ho vista passare prima, ma poi i commenti aumentano. Sorry. Quindi, quando torno all'esempio che mi faceva degli esami, chi era? Maria Antonietta. Ho un tratto ansioso universitario a tutti gli esami, indipendentemente da quanto ho studiato e indipendente da quanto mi piace la materia, mi accorgo che io stabilmente l'affronto con quel livello di ansia lì. Ok, quello è un tratto. Quantità e qualità. Mi peggiora il sonno nell'ultima settimana prima dell'esame, mi fa quella mattina la foggy brain, mi fa la nebbia. Ah, foggy brain, tanto per dire. Se qui dentro, mentre ci abbiamo le maracas, ci fosse dell'acqua, come nei neuroni c'è la gelatina, diciamo, e quindi il cervello è galleggiante in una cosa gelatinosa, cosa succede se agitate l'acqua? Mettiamo che l'acqua polverosa o l'acqua con un minimo di schiuma, la agitate, fa la schiuma. La schiuma è la foggy brain, cioè quella panna mentale, quell'appannamento, quella scarsa lucidità che avete quando siete immersi nell'ansia. Allora, quindi, dicevo, il tratto dell'esame tutte le settimane prima è un peggioramento di tipo quantitativo, cioè in quell'ultima settimana, porca miseria, c'ho più un trattino ansioso quantitativo. Comincio, se volessimo provare a lavorare, a fare un'autodiagnosi, comincio a dire che inizia a essere un tratto più pesante da gestire quando
anche dopo che ho finito l'esame, che io abbia preso 20, 25, 29, 30, 30 e lode, anche finito l'esame, mi rimane quella roba che non dormo. Mi rimane quella roba che non lo so se il prossimo andrà bene. Il 10 minuti dopo aver finito il primo esame, già penso all'esame dopo. E in nome dell'esame dopo peggiora la mia qualità di vita, perché non esco, non festeggio, non mi godo la vincita, non mi riesco ad apprezzare le cose che faccio, metto in dubbio il mio valore, perché tanto il prossimo esame arriverà presto, il prossimo professore mi odierà. Allora, scenario peggiorativo, paranoia sul futuro, peggioramento delle relazioni, peggioramento della qualità di vita, fa sì che allora quel tratto ansioso sta cominciando a produrre un peggioramento qualitativo, oltre che quantitativo, e magari è venuto il momento di farci qualcosa. Quando si parla di salute mentale o di disagio mentale, sì, nella letteratura si parla dei grandi disturbi di personalità, delle psicosi, dei disturbi grossi, schizofrenia, disturbi narcisistici, disturbo di personalità borderline o disturbo di personalità narcisistico, disturbo di personalità ossessivo, e sono appunto una percentuale, ma fa parte del disagio mentale anche il livello dei disturbi dell'umore, ansia, depressione, anche il livello, quindi non solo quello psicotico grave, chiamiamolo così, ma anche i disturbi nevrotici. Tutti noi saremmo catalogati nel mondo della psicologia come nevrotici, cioè contratti caratteriali non sempre armonici, ogni tanto una gambetta della sedia ci sfugge dal controllo, e con, in base alla fluidità della vita, momenti quantitativamente e qualitativamente migliori o peggiori. Fino a qui si capiva? Che questo è l'antefatto. Fatemi solo capire se fino a qua mi seguite. Quindi, cos'è l'ansia? Le maracas. Comportamento, tratto, personalità, carattere, disturbo, sono qualità diverse. Danno quantitativo e qualitativo. Ok. Ci vorrebbe una live apposta sugli studenti universitari. Ragazzi, abbiamo live su infanzia e adolescenza, live sugli effetti negli studenti, live, cioè, grazie al JoyLab e a 600 persone ci siamo letti qualcosa come 300 spicce ricerche, che adesso riassumerò in simpatici schemi. Quindi faremo live, ragazzi, su tutto, giuro. Avremo 6 mesi di live, praticamente. Ora, torno a noi. Chiarissima, perfetto, vado avanti. Aspettate che avevo visto, non ho capito una cosa. Se io ho una diagnosi di disturbo d'ansia generalizzato, vuol dire che è anche un disturbo di personalità? No, esattamente. Un conto è un disturbo d'ansia, anche proprio, vedi, a due nomi, un conto è un disturbo di personalità. Per esempio, vedete la differenza, brava, ottima domanda, adesso ho perso il nome perché è tornata su, Anna Rita. Per esempio, se io ho l'ansia, per avere un disturbo d'ansia generalizzato, lo trovate siglato come DAG, vuol dire che per almeno 6 mesi, vedete, non è un comportamento ogni tanto, ma su una base temporale di almeno 6 mesi, io ho comportamenti e tratti dell'umore, di irritabilità, apprensione, preoccupazione, a prescindere da quello che accade nella mia vita. Davvero, magari la mia vita è tranquilla, ho tensioni fisica, ho la sensazione, ho più volte, mi sembra, adesso perché il DSM, che è il manuale della salute mentale, io ce l'ho in studio, quindi non ce l'ho a casa, però su una base di 6 mesi devi avere uno stato continuativo e cronico di questo disagio, perché nel disturbo vuol dire che non è più una volta ogni tanto, che quel tratto ha cominciato a essere appunto stabilizzato, cronicizzato. L'ansia ha sempre 3 fasi: adattiva, disadattiva e cronica. Adattiva è quel minimo di preoccupazione che ci fa mettere in borsa
l'ombrello quando fuori non è ancora tempo brutto, ma sembra brutto, oppure che ci fa partire mezz'ora prima quando dobbiamo prendere i mezzi se andiamo a fare una riunione importante o un colloquio di lavoro. Quindi quel minimo di ansia preventiva, penso in anticipo e mi attivo in anticipo, faccio un attimo le maracas, quaglio le idee e preparo la riunione e vado alla riunione e mi porto dietro quello che mi serve, penso anche al piano B perché qualcosa non potrebbe andare. Quindi in quel caso è ansia fase 1 adattiva. Disadattiva diventa quando, ecco, mi comincia a peggiorare la quantità di vita, non è più una risposta che mi aiuta a essere organizzato e funzionale, anzi mi disorganizza. In nome dell'ansia arrivo sempre prima, mi consumo, sono sempre teso, mi stanco, quindi da adattiva diventa disadattiva. Da disadattiva può diventare cronica, cioè cronicizzo quello stato di tensione, vedi disturbo d'ansia generalizzato, cioè non ho uno stimolo specifico come per esempio nei disturbi fobici, dove io dico che mi fa paura la noce brasiliana e me la tengo, cioè ecco, ogni volta che vedo una noce brasiliana maracas, e ogni volta che penso alla noce brasiliana maracas, allora è un disturbo fobico per paura specifica. Nel disturbo d'ansia generalizzato mi partono le maracas per almeno 6 mesi in modo continuativo, producendomi irritabilità, apprensione, preoccupazione, stanchezza fisica, tensioni muscolari, tachicardie, in modo aspecifico. Ok? Avere un disturbo d'ansia, che è uno dei disturbi dell'umore, non significa avere un disturbo di personalità. Può essere che chi ha un disturbo di personalità abbia un disturbo d'ansia, ma non viceversa. Quest'ansia cronicizzata può portare a un sintomo fisico cronicizzato? Yes, of course. Provate a avere tutti i giorni le maracas e provatevi a dire come fate a non avere magari la tachicardia, la pressione alta, la bocca dello stomaco contratta, il reflusso. Ora, io, come dire, non mi voglio fare pubblicità, perché non era questo lo scopo del Joylab, ma qui non è niente, vi racconta perché un certo tipo di elettricità e un certo tipo di emozioni riverberano sul corpo. Finché è attivo il segnale, sarà attiva la contrazione e quindi quell'organo, quel muscolo teso che fa male. Quindi se non è niente, trovi tutta la spiegazione 3L. Ora, il rimuginio su fatti che oggi fa parte dell'ansia? Certo, il rimuginio è lo scopo, è il motivo, ricordate? Reale o immaginato, per il cervello è uguale. Ripensare alle cose del passato, ansia. Quindi assolutamente sì. Quando prende il profumo, che è sempre meglio il passato, quindi non è solo un rimuginio nel senso che me lo rimastico, me lo ripenso, quando è figlio del passato, vuol dire anche che è sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Allora io non sono mai felice perché ero più felice nel passato e perché niente del futuro, che non è ancora accaduto, ma io so già oggi che niente del futuro varrà la pena. Allora inizia a prendere il profumo di un tratto anche depresso. Poi se mi dite ansia e depressione come vanno in ballo, in balance, cioè come stanno insieme e sono spesso collegate come un'altalena quella dei bambini, ecco, ansia e depressione viaggiano insieme, ma sarà un'altra live perché sennò oggi non ne usciamo vivi, perché vedo adesso che sono le 14:40 e siamo al punto numero 3. Quindi fino a qui dovremmo aver capito l'ansia, dove per cronicità, qualità di vita e stabilità di una gamba del tratto ci può dire la gravità, quanto ci abbiamo l'ansia. Ora, a farci scattare l'ansia si dice che sono dei trigger, cioè a volte però dei pensierini. Ognuno di noi conosceva in piccola o grande l'ansia di PTS, colpa del carattere o dell'evento scatenante. Ci arrivo al post-traumatico da stress, nel senso che sicuramente ha bisogno di un trauma, quindi sicuramente l'aspetto traumatico colpisce sempre la salute mentale. Ci arrivo perché è una delle ricerche che voglio commentare con voi, quindi sicuramente i traumi attivano
le maracas. E tutto quello che vuole un corpo e una mente che ha subito un trauma è non riaverlo. Quindi ha la paura anticipatoria, ha la preoccupazione. E nel disturbo del disturbo, vedete che siamo già andati non più a ogni tanto c'ho l'ansia o un gambo della mia ansia, un gambo del mio carattere spesso è ansioso, ma c'è un peggioramento qualitativo di più sfere, perché nel disturbo post-traumatico da stress io posso avere pensieri intrusivi, incubi notturni, incubi a occhi aperti, sogni intrusivi, cioè visioni intrusive simili alle allucinazioni, ho difficoltà magari a lavorare, difficoltà a concentrarmi, quindi il disturbo, vedete, quando si comincia a parlare di disturbo si parla del funzionamento della persona in più aspetti della sua vita. È un disturbo di personalità, disturbo post-traumatico da stress? No. Quindi non coinvolge tutta la personalità. Come invece un disturbo, per esempio, di personalità narcisistico, dove tutti i comportamenti di quella persona sono aggregati in quella modalità lì. Ma non posso fare lezione sul disturbo di personalità narcisistico. Allora, non vi posso dire chi come me ha avuto questo, chi è quella, perché non la conosco la vostra vita, e appunto diffidate da chi ve la dice, che se hai avuto questo, allora è questo. È una spiegazione che non è valida per l'essere umano. Noi siamo un'enorme quantità di tratti che, come dire, tengono in piedi la nostra struttura di personalità. Alcuni tratti sono bellini, alcuni tratti sono un po' antipatichelli, ma tutti insieme ci tengono in piedi. Allora, qualcuno è un po' più organizzato, qualcuno traballa un po'. Noi siamo un mix di tratti che costituiscono il nostro carattere, la nostra personalità, non siamo una cosa. Se ci è successa una cosa non significa che tutto... Lo stesso trauma in persone innesca il post-traumatico da stress, in altri innesca la depressione, in altri non innesca niente, perché al di là dell'evento che impatta, ecco, e veniamo alla questione dei trigger, al di là dell'evento che tocca, che impatta veramente il mio cervello, c'è come stava il mio cervello e il mio corpo nel momento dell'impatto. Diverso è se mi arriva un enorme lutto, quando mi muore una persona cara e io però ho 60 anni, non è la prima persona che perdo, ho accompagnato questa persona fino all'ultimo, abbiamo avuto modo di parlare, di scambiare, quel trauma sì che mi può far deprimere, sì che mi può far andare nella tristezza, ma magari la contengo, la so gestire molto meglio. Non vi riesco a fare la richiesta di partecipare, ragazzi, perché se vi metto, potremmo pensarci un'altra volta, ma siete quasi 200 qui e non so quanti su YouTube, quindi non ce la faccio a farvi entrare, sennò ci disperdiamo in milioni di sottoargomenti che sono sicura che varrebbero la pena, però per esempio è quello che facciamo durante le live di Bastanzi, in modo tale da dare spazio alle persone di parlare qua. Il signor Mark di Instagram tra un po' mi chiude. Dicevo, il trigger, e questa è un'altra grande cosa che online vedo abbastanza detta male, il trigger non è che a tutti, e qui vengo al Covid o alla guerra, il trigger non è che ci a tutti ci fa lo stesso effetto. Perché abbiamo chi c'ha questo, il cervello vuoto, non perché è stupido, ma perché non ha pensieri in quel momento ansiosi, chi c'ha il mais, insomma, ognuno ha livelli diversi, quindi anche se partecipiamo allo stesso dramma, siamo nella stessa casa, vediamo le stesse notizie al telegiornale, oppure ci capita la stessa guerra, io faccio questo, quindi a parità di trauma, ci viviamo cose diverse e ci viviamo cose diverse perché veniamo da due storie affettive e di strutturazione del carattere molto diverse. Quindi il modo in cui il mio sgabello regge e botta quel trauma magari non è il modo in cui lo fa l'altro. Quando faremo la lezione sull'infanzia vedremo come l'ansia di un genitore sveglia l'ansia di un bambino. E anche di un bambino molto piccolo, quindi faremo tutta la scaletta dei bambini ansiosi. Ma sarà un'altra live ora. Scusa, esatto, a me le notizie brutte di qualsiasi genere provocano tanta ansia, altre persone per niente. Bingo. Ora, ognuno di noi ha una testa piena fino a un certo punto, ha un livello di attivazione fino a un certo punto, quindi
il trigger non è che, uso tu cuccia sulla scrivania, può essere anche molto grande, ma come fa rumore contro di noi può essere molto diverso. Io ho un gran problema, per esempio, con il trigger guerra, ce l'ho sempre avuto. Ricordo che alle elementari non riuscivo a vedere i film a scuola, quelli che ti fanno vedere o leggere i libri, L'amico ritrovato, sai, le storie per bambini per spiegare l'olocausto. Io mi facevo i peggio pianti, mai finito un libro. Ho avuto anche dei problemi a finire Il piccolo principe, perché per me era una quantità di tristezza ingestibile. Quindi io, per me il trigger guerra è non ansiogeno, a me mi fa proprio piangere. Per esempio il trigger notizie del Covid, per me zero, ma tanta gente invece, adesso arriviamo al Covid, è andata in ansia per questo. Quindi i trigger possono essere non oggettivamente triggeranti, ma soggettivamente triggeranti. Perché? Perché veniamo da storie affettive, esperienze affettive diverse. E anche due gemelli avessero fatto esattamente la stessa vita, impossibile, il giorno che gli rimbalza addosso lo stesso evento, non è detto che quel giorno abbiano le stesse caratteristiche. E queste caratteristiche sono quei parametri socio-economici, culturali e di benessere psicologico. E qui veniamo alle ricerche, perché questa era per spiegarvi come si fa a leggere il malessere psicologico, la dissalute mentale, e dall'altro lato del piatto della bilancia dobbiamo andare a mettere i parametri di benessere per capire il Covid, la guerra, i trigger, quando è che trovano più spazio. Se si dovesse terminare da sola la live di Instagram tra 10 minuti, vi voglio bene lo stesso, ci vediamo sul Corpo e la Mente canale YouTube, che continuiamo di là dove invece nessuno credo mi stacchi la connessione. Credo, adesso per un attimo è andata via, ma spero tutto bene. Ora, ok, allora, quindi, se da qua Instagram crolla, ci vediamo su YouTube. Dicevo, trigger sono soggettivi e non oggettivi. La guerra, la pandemia sono trigger, possono essere trigger. Perché? Perché vanno a livelli di paure diverse per le nostre storie di vita, e perché le condizioni socio-economiche collegate all'evento reale possono avere maggiore o minore impatto sui nostri livelli di benessere. Quali sono, da un lato, le condizioni di malessere psicologico? L'abbiamo detto adesso. Le condizioni di benessere psicologico in letteratura, vi metto poi su YouTube le ricerche di PubMed da cui prendo questi parametri, così capite che non sono un viaggio mio, ma è letteratura scientifica. Allora, i parametri di benessere mentale in letteratura, adesso che vi dico, vi sembreranno la roba più normale del mondo, basta che non perdiamo la diretta, giuro, sicuramente su YouTube ho la capacità di salvarla, mentre su Instagram io la salverò appena termina. Dicevo, parametri di benessere mentale, quindi se sul malessere abbiamo detto tratti ansiogeni, comportamenti ansiogeni, disturbi, perfetto, sul piatto del benessere i parametri sono livello di piacere provato dalla persona, piacere inteso come piacere fisico, piacere sensoriale, quanto mangia, beve, se sta bene nel corpo, piacere nelle relazioni, quindi qualità delle relazioni in cui è. Umore, e quindi non solo l'umore, ma avere emozioni, il livello dell'umore e emozioni positive, quindi quanto la persona sente, vive e prova emozioni collegate alla sfera del piacere, alla sfera della gratitudine, alla sfera dell'amore e della gioia, tenerezza, insomma tutte quelle emozioni che hanno a che fare con un livello di benessere. Per contro il malessere infatti era collegato ad ansia, depressione e ad altre malattie mentali. Il livello, e qui veniamo ai punti critici, il livello di soddisfazione per il presente, su questo poi vi faccio fare un test, e guardo in basso perché ne ve li voglio dire in ordine come da letteratura, e qui è il problema vero degli ultimi trigger, pandemia e guerra, la visione complessiva del senso della vita e dello sviluppo. Capite bene che il livello, perché questi quattro parametri ci dicono quando, perché ad ognuno di voi, ad ognuno di noi la situazione Covid degli ultimi 2 anni ci può aver impattato diversamente.
al netto che era un trigger maracaibico per tutti, grandi, piccoli, cioè ha cambiato molto i parametri di qualità della vita, e torniamo prima alle diagnosi tra quantità e qualità di vita, soprattutto livello di piacere, livello delle relazioni, dicevamo, livello dell'umore. Dipende da che relazioni avevo prima del Covid, se in casa stavo già bene, se volevo stare con mio marito, mia moglie, mio partner, i miei figli, o se già quelle relazioni erano complicate, perché alla riduzione della possibilità di uscire mi ci sono trovato ancora più appiccicato a quelle relazioni. Se erano nel piattino del benessere, avere avuto più tempo per coltivarle è stato wow, ma se erano nel piattino del malessere, della sofferenza, essermi ci trovata H24 senza distrazione, senza possibilità di uscita, no, non ha portato benessere, ha portato malessere. Quindi stesso evento, pandemia, stesso evento, isolamenti, lockdown, livelli di triggering diversi, ma anche livelli di impatto nel benessere diverso. Quindi non si può fare di tutta l'erba un fascio, come invece accade spesso online. Ora, soprattutto se già queste condizioni hanno cambiato i livelli di piacere, emozioni positive, tono dell'umore, qualità delle relazioni, questo tipo di eventi, pandemia e guerra, sicuramente hanno cambiato la visione complessiva della vita e del suo sviluppo. Essere in mezzo a una pandemia è chiaro che ha cambiato il senso della vita. Non ci pensiamo più immortali, siamo e non moriamo più per le grandi malattie, brutte malattie, tumori, infarti. Ci accorgiamo che anche una cosa piccola ci fa come un virus, ci fa finire all'ospedale senza aria. Quindi e questo pensiero che peggiora come benessere, quindi entra nel malessere, tanto più lo penso, tanto più mi fa maracas. E se già quando io lo penso faccio così, un minimo di maracas, e tutto il giorno guardo le news, e quando non guardo le news parlo con la mia amica al telefono, lei me ne parla, e poi torno a casa e ne parliamo anche a tavola, e poi quando vado a letto guardo Instagram, ecco, capite che abbiamo fatto la festa dell'ansia. Vale per il Covid, vale per la guerra. Quindi, sia che io ne sia poco sensibile, sia che io ne sia molto sensibile, la quantità di volte in cui me ne parlano farà partire le maracas. Sei bravissima, aspetto il giorno in cui scriverai un libro interamente dedicato all'ansia per raccogliere tutto insieme. Annalisa Semeraro, you win, lo sto scrivendo, uscirà. Ho già firmato il contratto, sempre con Rizzoli, sempre lo stesso autore di Non è niente, e uscirà. Yes, of course. Quindi c'è. Ma torniamo a noi, perché qui mi sento l'ansia degli ultimi 6 minuti. Detto questo, dicevamo, trigger c'è, ma sul mio benessere, che incide livello del piacere, tono dell'umore, soddisfazione dello stato presente, visione globale del senso della vita e del senso dello sviluppo, una roba come la pandemia per 2 anni, una roba come la guerra, fa sicuramente effetto. Posso, e cominciamo a dare qualche suggerimento, posso ridurre un po' l'impatto di tutta questa roba? Sì, se riduco il numero di persone, il numero di eventi, il numero di social, il numero di cose che mi ci fanno continuamente pensare. Stavo scrivendo che secondo me ci stai lavorando. Yes, lavoro 2 libri in parallelo, uno dei 2 sull'ansia. A me le maracas fanno partire l'embolo per il rumore. Moncicci, mi dispiace. L'ho scelto apposta per essere abbastanza fastidioso, perché dovremmo renderci conto che non lo sentiamo il ruminio nel cervello dell'ansia, ma è fastidioso tanto quanto quello delle maracas. Il libro sull'alimentazione è geniale, vabbè, quello è IT, è un'altra faccenda, ma ci torniamo dopo. Ora, soffro usando di ansia, che parlare l'ansia mi fa aumentare l'ansia, lo capisco Silvia, infatti non ascoltare le live che parlano dell'ansia. Ti vogliamo bene uguale, proteggiti dai trigger, non è che uno non ce li deve lavorare per toglierseli, a volte uno può intanto cominciare dal proteggersi. La psichiatra ha definito il mio pensiero immaginativo, sì, è proprio così, a piccole dosi, non ti sforzare, non ti far venire più ansia, torniamo a noi. Ora,
la visione globale del senso della vita quando siamo sotto una guerra, sotto una pandemia, o del senso dello sviluppo che avrà la nostra vita nel futuro. È chiaro che pensare al futuro in un momento così fa più paura, mette in contatto con più dubbi. E se ho una struttura ansiosa, un tratto ansioso, non è... Questa, mettiamo, sono io non ho una struttura ansiosa, avevo tantissima ansia funzionale, poi dopo c'è in terapia qualcosa, l'abbiamo fatta. Se prendete me, che non ho tendenzialmente una struttura ansiosa, se non un po' di... parte il pensierino, succede la guerra, ma più ci penso, nella mia testa fa solo il rumore di una maracas, di una nocciolina, nella testa di qualcun altro ne fa molto di più. Ora, una non è un problema, e con qualche buona tecnica uno la calma ed ricalma nel corpo. Se ce ne ho 100 farò chiaramente più fatica a calmarle, e se non perdo occasione per triggerarla è chiaro che mi riproduco continuamente l'agitazione nella mente e nel corpo. Ora, a questo, quindi tutti noi, livelli di malessere, livelli di benessere, trigger. A questo l'impatto, quindi gli stessi eventi, Covid e guerra, a questo gli impatti sulla malattia mentale, al netto della genetica, delle malattie precedenti, dei traumi e degli abusi già subiti, quindi corpi, come dire, questo lo mettiamo nella tara, come ci si protegge da questa sovrabbondanza di news? Spegnendo il cellulare o disattivando i profili che ne parlano troppo o con voci che non ti piacciono, spegnendo la TV, dando 10, 20, 30 minuti al giorno il cervello in pasto alle news, e per il resto ciao, e ricominciare a parlare con gli amici e con i parenti di altri argomenti. Questo è il modo migliore, così da nutrire gli altri aspetti di piacere. Ma ci arriviamo, perché appunto dicevo, togliendo abusi e traumi precedenti, togliendo comorbidità, quindi altre malattie mentali e no già presenti, e togliendo la genetica, alcune condizioni sociali ed economiche peggiorano la nostra qualità di vita, e quindi ci rendono più disponibili, terreni più fertili per un certo tipo di ansia. Quali sono queste condizioni? Redditi bassi, debiti molto grandi, povertà, più trasmissione generazionale della povertà, che significa che da più generazioni siamo poveri. Poveri intendo con la difficoltà di portare il piatto a tavola, non poveri che non posso fare una vacanza all'anno, poveri proprio che fatico ad avere da mangiare per me e per i miei figli. Stato relazionale di conflitti, quindi capita la guerra, capita la pandemia, arriva il Covid, se vivo in queste condizioni socio-economiche è più probabile che magari quel comportamento che avevo ogni tanto si cominci a cronicizzare come tratto, o se avevo un tratto comincia a prendere la forma, come dire, di un tratto, di uno sgabello un po' più stabile. Quindi condizioni di povertà, di redditi molto bassi, incertezza economica, paura per il futuro, possono cominciare a rendere il terreno più fertile alla dissalute mentale. Anche qua su YouTube vi metto sotto tutte le ricerche da cui prendo perché vi dico queste condizioni, non le invento io, è letteratura. A queste condizioni socio-economiche, altri due fattori di impatto sulla salute mentale sono emergenze umanitarie, disastri ambientali. Come chiamiamo gli ultimi due anni? Più o meno così. Quindi, come chiamiamo la guerra? Potresti ripetere quali sono i parametri? Fattori socio-economici. Allora, i parametri del benessere. Livello di piacere provato, fisico e relazionale. Umore, qualità dell'umore e la possibilità di provare emozioni positive del ramo della gioia, del piacere, della tenerezza, dell'amore. Livello di soddisfazione per lo stato presente e visione globale del senso della vita e del senso dello sviluppo. Instagram mi sta dicendo che devo salutare. Ciao, ciao. Se cade la linea ci troviamo di là, eh. Se cade la linea trovate tutto su YouTube. Mentre i parametri di fattori di impatto socio-economico sono... Reddito basso, presenza di alti debiti, povertà,
incertezza del sostentamento futuro, presenza di conflitti relazionali importanti. A questi emergenza umanitaria e disastri ambientali si aggiungono. Quindi anche io avessi un'ottimissima struttura dentro di me, rego, bot, tutto ok, se sono in queste condizioni è più probabile che un comportamento, un piccolo tratto, si possa cronicizzare in un disturbo o comunque in un peggioramento della salute mentale. Allora, se vogliamo... siete ancora tantissimi su Instagram, non vi ho annoiato, che cosa bella. Allora, detto questo, scusate, torno noi. A questo quindi possiamo rispondere per preservare le nocciole nel cervello, possiamo rispondere riducendo i trigger, quindi al netto che non possiamo chiudere la guerra noi o risolvere la pandemia, posso evitare la stimolazione. Posso investire nei parametri di benessere, non tanto se sono povero corro a far soldi, che magari è difficile, ma posso lavorare sul livello dell'umore, posso lavorare sulla stimolazione del piacere, posso lavorare stando in relazioni di qualità, investo in relazioni. Altre grandi cose che sono stati predittori di laddove si è aumentata la sofferenza psicologica e è diminuito il benessere psicologico, si è visto da un po' di ricerche che se quelli erano i parametri di peggioramento, a migliorare erano attività come giardinaggio, collegamento con la natura, ascolto della musica, lettura di libri interessanti, lavorare con esercizi fisici, fare attività di volontariato, perché sono piccole cose che ridanno piacere, senso della vita e senso del futuro. Joy Lab nasceva per questo, una piccola occasione di volontariato che avrebbe fatto bene a tante persone. Quindi era la scusa per darvi questo, una piccola azione di volontariato. Chi con me si allena su Joy Fuel, esercizi da fare a casa, chiusi dentro, attappati in una comunità per sentirsi meno soli. Ecco, l'altro livello che ha fatto differenza durante la pandemia è anche il livello di solitudine. Chi non solo livello di piacere, livello di umore, qualità delle relazioni, no? Dicevamo sono importanti per il benessere. Chi si è trovato nella solitudine del lockdown, che già non era felice, la solitudine è stata un acceleratore di un tratto magari più triste o più depresso o più ansiogeno. Chi invece, e lo dicono le ricerche, ha trovato, com'è che l'hanno chiamati, modi creativi di stare insieme, ha avuto un abbassamento della sofferenza e un innalzamento del benessere psicologico. Quindi immaginatevi che su questi due piatti i parametri di sofferenza, a volte li abbiamo noi per la nostra storia, a volte sono eventi che arrivano da fuori. La quantità di ansia che questi scatenano dipende anche da quanto diamo in pasto il nostro cervello alla continua stimolazione. Se abbiamo una struttura ansiosa che basta pochi stimoli per attivare le maracas, meglio ridurla di molto. Per contro, il livello di benessere, nei parametri che abbiamo detto, è ancora governabile da noi. Allora, gli interventi di promozione del benessere, della salute mentale, non è solo e per forza andare dallo psichiatra, ma per quello, dallo psichiatra, dallo psicoterapeuta, ci si va appena quel tratto ha una riduzione quantitativa e qualitativa della vita, perché è importante dormire bene, ridurre l'ansia, cioè ci si va dai medici perché è la scelta giusta. Quello che si può fare come interventi di prevenzione del benessere, di sostegno del benessere, è lavorare sui livelli del benessere, quindi livello di piacere, livello del movimento, contatto con la natura, esercizi di volontariato, esercizi fisici, ridurre, ridurre l'abbassamento del tono dell'umore con attività piacevoli, ritrovare un senso nella vita, che se non è dato da quello che stavo facendo fino a 2 anni fa, perché il lavoro era così, era tutto schematico, vuol dire che adesso lo devo un po' ritrovare. E questa è la parte magari più faticosa, più generativa. La mia ansia deriva dal lavoro, in pandemia sono stata benissimo a casa con i miei figli. Vedete, ci sono motivi molto diversi. Lo stesso trigger, ora me la mangerò questa perché la tocco da prima, lo stesso trigger, pandemia, non ha prodotto nella mia vita... non è andata a finire nel tassello della sofferenza, mi ha aiutato a aumentare i parametri di benessere. Ho investito nel tempo per me, quella solitudine mi ha ridato il tempo per dormire, per mangiare meglio, per allenarmi di più,
ho investito in un progetto nuovo che ha dato senso alla mia vita. Queste sono state le mie scelte. Quindi smettiamo di pensare che per tutti la stessa nocciolina fa lo stesso danno, perché non è così. Impatta su ognuno di noi, che aveva una struttura caratteriale diversa, e impatta su un'attitudine all'ansia molto diverso. Ora, nelle prossime live parleremo di come questo influenza i bambini, come influenza il mondo del lavoro, l'ansia nel mondo del lavoro, l'ansia dell'alimentazione, l'ansia. Ci sono veramente tanti temi di cui parlare. In questa prima live, che già, devo dire, è andata avanti per un po', posso fare una domanda forse un po' di tema? È stato esempio di psicologia. Ci sei già che forse un po' fuori tema, non lo so, prova. Sarei ora ad ascoltarvi, è tutto molto interessante. Staremo ore qua, ma un'ora a settimana, perché sennò vi rintontisco e mi rintontisco. Il punto per me di oggi era fare capire che quando parliamo di ansia non parliamo tutta la stessa, cioè non è per tutti uguale. Esistono livelli di ansia, comportamenti, tratti e disturbi. Esiste una fase adattiva, disadattiva e cronica. Si va dal medico, dal dottore, dallo psichiatra, dallo psicoterapeuta per aiutarsi a gestire i tratti e i disturbi, per imparare a ridurre la sofferenza che questo porta, e si impara a gestire il proprio livello di triggering. In base a quanto siete tanto o poco ansiosi, lo stesso evento può causare cose diverse, reazioni diverse. Ora, all'interno di Bastanzia, che è il mio corso sull'ansia, poi noi parliamo di tutti gli esercizi mentali e fisici per mettere a riposo le noccioline, fargli abbassare il rumore e, come dire, cominciare a maneggiare l'ansia. Ma se avete un disturbo ansioso importante, è chiaro che non è un corso di formazione che vi basta. Servirà a fare un lavoro molto più serio sulla vostra storia e sulla vostra, sul vostro motivo del perché gli sgabelli sono tutti un po' ansiosi. Sì, adesso stiamo chiudendo tutti. Ora cominciamo a ragionare quindi che non per tutti è uguale, non per tutti i trigger scattano allo stesso modo, ognuno protegge il proprio cervello, riducendo le news, scegliendo le fonti, è già un modo. Tornando con gli amici e con i parenti a parlare di cose che piacciono ai nostri cervelli, non che esasperano lo stesso tipo di conversazione, altrimenti riparte la maracas a me e a tutti. E lavoro sui livelli di benessere che posso gestire con le attività che piacciono al corpo: movimento, giardino, natura, luce naturale, camminate, passeggiate. Livello delle relazioni: investo negli amici, nei parenti di qualità, relazioni buone che nutrono. Così nella bilancia tra indici di sofferenza e indici di benessere, magari, come dire, mai al netto che c'è la guerra e che c'è la pandemia, lavoro per gonfiare i parametri di benessere. Siamo un posto bellissimo. Ho letto solo questo, Anto Cara. Sì, siamo un posto bellissimo. Devo ringraziare il Joy Lab, perché se non mi dava in pasto i primi riassunti su questi parametri benessere e malessere, non avrei architettato tutta questa prima live introduttiva. Sei veramente credevole da ascoltare. Grazie. Mi parte le maracas, frase nuova della vita. Della vita. Vedete che noia dire c'ho l'ansia. Ora, vero è che chi vuole lavorare con me su questo e fare delle live dove c'è molto più spazio, ci sono aperte le iscrizioni abbastanza, e quindi sì, fino a domenica. Adesso qui sotto vi metto il link, fino a domenica ci si può iscrivere. Però ecco, scopo di questa live e di tutte le live della Caffè con la psicologa del venerdì non è tanto comprare un mio corso, perché lo scopo di Joy Lab era fare volontariato. Loro hanno studiato e io trasformo in contenuto utile a tutti. Ci vediamo su questi schermi venerdì prossimo alle 2 per la nuova lezione di psicologia sull'ansia, andando magari avanti. Ti rendi conto della differenza che fa nella vita di chi ti segue? Spero di sì. La tua serietà e professionalità sono rare. Adesso piango. No, piango sempre quando faccio le live. No. Carina e compatta, adesso mi ricompongo. Davvero grazie. Io metto a disposizione i miei strumenti, che sono la chiacchiera, la parola, la voglia di studiare, che sono i libri, i miei corsi, ed è vero che vendo anche questo e lavoro con questo, ma più di tutti il Joy Lab e queste live nascevano a gennaio, perché mi scrivevate in tanti: ma come facciamo a resistere alla terza ondata, alla quarta ondata? Ora è arrivata anche la guerra, ma come facciamo? Ah no, scusate, ma mi scordo la cosa più importante. Ora,
C'è un modo piccolo per valutare il livello di benessere o malessere nelle nostre giornate, è una scala, una scala vera, prendete una scala, disegnatela, 10 pioli, tin 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 tin, 10 righe, dai, veloci veloci che qua mi chiude la live, prendete un foglio, una carta, una scala, se la volete fare come me a mo' di scaletta, se no benissimo, due asticelle con 10 palli, 10 righe come scala da appoggiare al muro. Si chiama in inglese Quality Life Scale, quindi scala della qualità della vita, o la trovate anche come scala di valutazione della vita, non ci interessa il nome, il tizio che l'ha inventata si chiamava Cantrell Leather, sembra il nome di un formaggio e invece era un signore. Da 1 a 10 dovete valutare il vostro, se vi chiedessi nelle ultime due settimane, il vostro livello di qualità della vita. Questi 10 pioli, questi 10 gradini hanno 10 nomi diversi. La scala è di un signore inglese, quindi i nomi sono in inglese. Al valore 0, scalino più basso, c'è hopeless, senza speranza. Allo scalino numero 2 c'è depressed, depressi. Allo scalino numero 3 c'è suffering, sofferenti. Al livello numero 4, che comincia a essere il livello medio, c'è struggling, quindi sto combattendo, mi ci struggo, sarebbe coping, livello numero 5, cioè gestisco, livello di coping è faccio cose per starci dentro. A livello numero 6 la frase inglese è just okay, cioè gliela faccio, dai che gliela faccio. Alla frase numero 7, scalino numero 7, doing well, quindi abbastanza bene, dai, me la cavo bene. 8, blooming, fiorisco, sto bene. Livello 9, thriving, che è meravigliosamente, vorrei dire che è generativo. E a livello numero 10, prospering. Ci fai lo schema del italiano della scala? Sì, le sto traducendo una per una, ma magari ci facciamo un post, lo dico a Michela. Michela, la senti questa voce? Ecco, Michela, la ragazza che lavora con me. Michela, facciamo, ricordamelo, un post su questo. Ma trovate sempre i riferimenti sotto nei link di YouTube. Prospering, che è la fase iniziale, dove sono addirittura generativa, prosperativa, un sacco di speranza per il futuro. Il mio invito è provate voi, i vostri familiari, a valutare ogni tanto con questa scala come state e a dirvi su quali parametri di benessere che sono sotto il vostro controllo, quindi che cosa guardate, cosa leggete, cosa fate, se andate a spasso nella natura, se siete chiusi in casa, i livelli che abbiamo detto durante la live, se cominciate ad avere valori troppo bassi, 6, 5, 4, 3, 2, datevi modi di migliorare, non migliorare, di risalire lungo la scala verso 6, 7, 8, perché vi possono aiutare i professionisti, vi possono aiutare i miei materiali, ma è tanto importante appunto la valutazione micro che voi fate di settimana in settimana. Quindi, se vi va, usate appunto questa Quality Life Scale, 10 paletti, 10 scalette da 0 a 10, che voto dareste al vostro livello di benessere. Non so se vi ho perso. Santa Michela, sempre, tutte sante quelle che lavorano con me. Non commuoverti che piango anch'io, nonna per caso, ma mai mi conosci da un po', ma io sapete che mi commuovo ogni 3x2. Per chi non può fare l'esercizio adesso, fatelo in un altro momento, non importa. Grazie Silvia del tuo aiuto, grazie Silvia per ciò che trasmetti. Ce l'ho fatta, l'ho fatto fare anche la scala, mi sento che parlo da un'ora e un quarto, infatti. La voglia di salire sulla scala c'è, ma c'è la forza manca. Ma adesso non dobbiamo ancora salire. Prendiamo consapevolezza del numero iniziale. Sto a 2 e sto a 2. Sono a 3, suffering, e 3 sia. Da 3 inizio a chiedermi che cosa posso fare. Non è che ancora salgo. Andiamo con grande pace incontro a come siamo, non a come vorremmo essere. Altrimenti la sofferenza psicologica ce la diamo già. Ora, salvo di qua, salvo di là, ringrazio le persone del Joy Lab che hanno studiato queste ricerche. Se la live sta finendo, grazie a chi è su YouTube, a chi è su Instagram, davvero grazie. Ci vediamo venerdì prossimo per la prossima live. Ciao!